dal 2010 la mela di Valtellina è stata riconosciuta come una IGP, indicazione geografica protetta. Un riconoscimento esteso non solo alla qualità del frutto, ma anche alla tradizione della lavorazione della terra nell'alta Lombardia. L'orientamento est-ovest e la protezione delle Alpi Retiche a nord e delle Orobie a sud ha creato un microclima ideale per la crescita delle piantagioni. Durante l'inverno, gli alberi sono curati e potati al fine di irrobustirli senza farli incorrere in un invecchiamento precoce. Il ciclo vegetativo riprende con la rottura delle gemme ai primi caldi. Con l'arrivo della primavera inizia il risveglio vegetativo con l'apertura a gemme e l'emissione delle prime foglie. In questa stagione vengono messe a dimora le nuove piante per il rinnovo varietale e dei vecchi impianti. La fioritura ha il suo culmine quando l'operosità degli insetti assicura l'impollinazione. In questa fase delicata per il buon esito del raccolto, le arnie vengono posizionate nei frutteti. L'allegagione è lo stadio iniziale del frutto che di settimana in settimana aumenta il proprio calibro durante tutta l'estate fino alla raccolta. L'epoca ottimale di raccolta viene decisa dal servizio tecnico in funzione dell'andamento climatico della stagione, del tenore zuccherino della polpa, della degradazione dell'amido e dell'acidità. La raccolta è completamente manuale. Il conferimento al magazzino avviene in giornata. I frutti sono conferiti in bins che vengono pesati ed etichettati per assicurare la tracciabilità del prodotto. La conservazione in celle frigorifere mantiene inalterate le proprietà organolettiche del frutto. Al momento dell'avvio dei mercati si opera la selezione in base a calibro, peso e colorazione ed eventuali imperfezioni. Il trasporto delle mele avviene in questa fase attraverso l'acqua per evitare lesioni e ammaccature dei frutti. In questo modo viene garantita la qualità del prodotto in tutte le fasi di lavorazione fino al consumatore finale.